Siamo molto lieti di aver presentato alla stampa il cartellone della stagione teatrale 2022-2023, che come nella tradizione della nostra città è un cartellone ricco, variegato, che vede esibirsi numerosi artisti di assoluto livello. Quest'anno poi siamo lieti anche di annunciare che il programma sarà composto da 8 spettacoli, quindi uno in più rispetto all'anno scorso, che già aveva visto la ripresa della stagione teatrale dopo la parentesi dovuta al Covid. È un appuntamento che riscuote molto, molto successo, e quindi siamo veramente sempre lieti di lavorare ad una ricerca che porti alla creazione di un cartellone importante, perché proprio abbiamo questa sfida, questo scopo che consideriamo appunto molto importante, di dare un'offerta all'altezza delle aspettative dei nostri concittadini, che aspettano sempre con tanto calore l'inizio della stagione teatrale. Riusciamo a mantenere questi alti livelli grazie alla Fondazione Toscana Spettacoli, che quindi voglio ringraziare per la fattiva collaborazione, perché costruire un programma di questo livello prevede un lavoro che culmina nella presentazione di oggi, ma che dura diversi mesi, appunto, nella ricerca di quelli che sono spettacoli poi da comporre, da avvicinare, in base anche a diversi registri che si scelgono per fare delle proposte alla cittadinanza. Il primo è in programma il prossimo 23 novembre, si alterneranno sul palco degli artisti eccezionali, parliamo di Lino Musella, Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Gioele Dix, ci sono veramente artisti in grado di trasportare il pubblico in un percorso lungo tutta la stagione, affascinante, ricco di spunti, ricco di temi contemporanei per riflettere proprio sul periodo e sul mondo e sul tempo che stiamo vivendo. Quando comincia a preparare un cartellone, una fondazione di teatro, spettacolo, per organizzare appunto tutto quello che serve alla Regione Toscana? Allora, ci sono mesi e mesi di lavoro alle spalle di una giornata come quella di oggi in cui presentiamo una stagione, perché all'esterno pubblicamente questo è come se fosse il primo momento in cui si parla della stagione. In realtà, per arrivare alla definizione di un calendario che solitamente è curato dall'ufficio programmazione della Fondazione in stretto contatto e in un confronto continuo con l'amministrazione comunale, ci vogliono mesi di lavoro. Tutto questo si deve conciliare appunto con il calendario, con le disponibilità di un teatro e con le esigenze anche dell'amministrazione che conosce il pubblico e frequenta il proprio teatro.